meno di un campionato del mondo, però il fatto di organizzarlo in casa per la federazione diventa forse più importante che andare ai mondiali. Certo, è ovvio, per noi è l'appuntamento clou della stagione. Del resto la federazione con il nostro presidente sta lavorando tantissimo per far sì che sia un evento spettacolare. È ovvio che puntiamo a quello come appuntamento clou della stagione. Va bene, la lasciamo andare perché la gara della piattaforma femminile è praticamente già cominciata, e allora dobbiamo insieme a Massimiliano Mazzucchi tornare in cronaca diretta per quanto riguarda proprio questa gara che vede al via, abbiamo detto, 10 atlete. La prossima a esibirsi Flavia Pallotta, doppio salto mortale e mezzo con avvitamento cappiato. Molto, molto abbondante questo tuffo, peccato perché è dotata di un'ottima partenza. Questa atleta lo finisce sicuramente molto alto, e peccato perché nella parte finale con tutto quello spazio avrebbe potuto trovare una verticalità migliore. 3-5 arrivano per un 43 punti e 50 per Flavia Pallotta, miglior risultato finora. Viola Gonini aveva ottenuto un 32-40, 34-20 invece per Irene Pesce, che si erano esibiti mentre stavamo intervistando Luca Piscopo. Ora andiamo con Elettra Neroni, doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. Lei l'avevamo appena vista a pochi minuti o un'oretta fa nella gara dal trampolino. Sì, lei esegue praticamente tutte le gare, 1 metro, 3 metri, 10 metri, sincro, 10 metri, sincro misto, quindi ecco, deve anche, basta ci sia una gara esatto. E l'Elettra c'è, deve un attimo recuperare tra una gara e l'altra perché gli atleti insomma faticano abbastanza. È una bella fatica. Arrivano 2-6 e un 5 e mezzo per questo primo salto, 49 punti che comunque la pongono al comando per il momento. La scozzese Gemma McArthur, doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato, coefficiente 3.2. E lei inizia subito alla grande perché sfoggia uno dei tuffi a più alto coefficiente della serie e soprattutto lo segue molto bene, quindi mette un po' di tensione sicuramente alle sue avversarie, perché iniziare in questo modo la gara è un ottimo passo. Aspettiamo il risultato per 64 punti, vola letteralmente con un coefficiente 3.2. 6 e mezzo, 6 e mezzo e 7 i voti, voti validi per la McArthur. E ora per il ciclo canottiere Aniene, Virginia Tiberti, tuffo rovesciato cappiato, coefficiente 1.9, quindi un salto semplice ma che va eseguito. Sì, anche lei come Lagonini e Irene Pesce eseguono inizialmente questi tuffi un pochino più semplici in preparazione dei tuffi più difficili. Sappiamo che poi piano piano i tuffi sono 5 per tutte le atlete, e anche da parte loro vedremo sicuramente tuffi da 3 di coefficiente. E arrivano 38 punti per la Virginia Tiberti. Mentre è già pronta Maya Biginelli delle Fiamme Oro, doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. Maya è una delle atlete che abbiamo detto che gode i favori del pronostico, o quantomeno è attesa a una prestazione che... E lo esegue molto molto bene, inizia alla grande. Questa mattina aveva eseguito il triplo e mezzo ritornato, ha scalato leggermente, ma questo scalare ha fatto sì che poi abbia trovato un'entrata perfetta. Ottimo inizio per Maya. Maya con una serie di 8, praticamente tutti 8, 67 punti e 20 ad andare in testa alla gara. Dopo di lei è il turno della francese Gillet. Jade, perché sono due le gilet presenti, doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. E stesso tuffo di Maya Biginelli, giustamente hai visto la parte finale che è quella che è rimasta sicuramente più presa, molto elegante, bellissima la sua carpiatura. Non possiamo dire la stessa cosa della parte finale, sicuramente un buon tuffo ma perde qualcosina rispetto a Maya.
Andiamo a vedere il risultato, sono 7, 7 e mezzo, 61 punti e 60, vale la terza posizione. E adesso doppio salto mortale, mezzo indietro con un avvitamento e mezzo per Sara Di Maria. Inizia anche lei con un tuffo molto difficile, 3.2 di coefficiente, leggermente lontano come parabola ma molto attenta nell'entrata in acqua, bene per quanto riguarda gli spruzzi, leggermente abbondante nella tenuta del corpo, un buon inizio comunque. Un inizio da 60 punti e 80, 2.6 e mezzo e 1.6 e ora andiamo a chiudere il primo giro con Noemi Batchi dell'Esercito. Triplo salto mortale e mezzo avanti cappiato, coefficiente 3.0. Insieme a Di Maria, un'altra delle atlete da tenere sott'occhio. Lei non se l'è tatuato, ma l'ha messo nella collanina, il simbolo dei 5 cerchi. Peccato leggermente scarso, si è messa la collanina, ma lei è, diciamo, ha fatto 4 Olimpiadi, quindi anche se non avesse il tatuaggio, diciamo, viene ricordata abbastanza non solo per i titoli europei ma perché veramente per tantissimi anni e ancora oggi dimostra di essere una protagonista dai 10 metri. In questo caso peccato l'errore nella parte finale, 48 punti solamente. Crediamo che la, volevo dire, la meno giovane, perché è un classe 87, però d'altronde ha... per aver fatto 4 Olimpiadi, Olimpiadi in qualche modo lo si sapeva, lo si capiva già, perché al di là di Tokyo che è arrivata dopo 5 anni, le altre sono ogni 4, quindi i conti si fanno presti. A presto, ricominciamo seconda rotazione con Viola Gonini, tuffo rovesciato, cappiato. Peccato anche lei, come l'atleta precedente, non è riuscita a portare a termine in maniera diciamo pulita questo tuffo, che corre un po' troppo. Potrebbero tranquillamente tutte quante, a mio parere, seguire il doppio e mezzo rovesciato raggruppato, ma da 10 metri bisogna andarci con calma e va bene iniziare anche con tuffi semplici. E infatti, come vedete anche dalla grafica della piscina, eccola qui con la nostra grafica, questo 6, 6, 5 e mezzo, 33.25 per Viola Gonini. Irene Pesce, salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Lei salta dai 5 metri. Lei, anche lei, giovanissima, classe 2006. Lo esegue abbastanza bene, rimane leggermente scarsa. Questo è lo stesso tuffo che abbiamo visto eseguire da Sara, ma con un salto mortale di meno, perché questa è proprio la partenza necessaria che serve all'atleta per poi salire da 10 metri ed eseguire lo stesso tuffo. È ancora ovviamente in fase di preparazione. 5.5 di media per un totale di 41 punti e 25 per Irene Pesci, che sale a 75.45. Flavia Pallotta della Marina Militare invece triplo salto mortale e mezzo avanti cappiato, coefficiente di difficoltà 3.0. Ed è un tuffo pazzesco di Flavia Pallotta, e aveva fatto un'entrata, poi da un momento all'altro è uscita una bolla d'aria. Andiamo a vedere bene la carpiatura, ottima l'entrata, perfetta la verticale, e poi questa bolla, questa energia che viene dal segno fondo. Proprio che con le mani hai aperto, esatto, una voragine per entrare dentro. 7.5, 7.5, 7 per un totale di 66 punti che la portano al comando con 109.50. E ora Elettra Neroni, come abbiamo detto prima scherzosamente, la stacanovista di questa 3 giorni di tuffi qui a Torino. Triplo salto mortale e mezzo avanti,
sbagliato. E anche lei molto bene nella parte iniziale e anche nella fase di rotazione, vedete bene la carpiatura, qui non ha la stessa freddezza di Flavia Pallotta e non riesce a bloccare il tuffo, le gambe vanno oltre e da 10 metri bisogna essere perfettamente duri e in tenuta per tenere tutta questa forza che ricade in acqua. 54 punti per Elettra Neroni, che resta alle spalle di Flavia Pallotta per 6 punti e mezzo. Ora la scozzese Gemma McArthur, triplo salto mortale e mezzo avanti cappiato, coefficiente 3.0. È un po' corta anche nel finale, non riesce a trovare la verticale. Andiamo a vedere qui la posizione iniziale, bella carpiatura molto stretta. Qui cosa fa? Prende le braccia prima ancora di stendere il corpo. Le mani si devono prendere nell'ultimo momento possibile. Prima bisogna cercare la verticalità di tutte le parti del corpo e poi alla fine prendere le mani e tenerle strette. E infatti avevano solo dei 4,5, 40 punti e 50. 104.50. alle spalle di Flavia Pallotta, che con quei 66 del suo secondo tuffo ha veramente impresso grande velocità alla sua prestazione. Virginia Tiberti. Anche qui un piccolo errore nella parte, diciamo che è nella parte iniziale, l'errore perché si sposta leggermente indietro, poi tutta la fase di caduta ovviamente ha una parabola difficile da controllare, però sono tuffi diciamo obbligatori, per lei sarà molto importante procedere nei prossimi tre tuffi diciamo con molto impegno. 5, 5 e mezzo, 5, 27 punti e 90 per una ottava posizione da parte, no, sesta posizione Virginia Tiberti. Ora Maya Biginelli delle Fiamme Ore con questo triplo salto mortale e mezzo avanti cappiato. Maya che è al comando dopo la prima rotazione. Vediamo se conserva la testa della... Ed è un peccato perché anche lei era partita bene, aveva aperto anche giustamente presto perché la rotazione era molto elevata, poi controlla, poi forse non si fida del tutto nel scappano bloccare... via le gambe, esattamente lì più che altro non c'è una tenuta del corpo, quindi le gambe vanno oltre la verticale, peccato perché la partenza era ottima. 52 punti e 50 le consentono di rimanere al comando con 10 punti punto 20 di vantaggio su Flavia Pallotta. Jade Gillet, la francese, tuffo rovesciato, carpiato, coefficiente 1.9. Peccato, rovina il tuffo proprio nella parte finale, era stata molto brava nella spinta, guardate, benissimo, spinta, gambe tese, ottima la posizione tesa dopo l'apertura, non tocca propriamente bene le punte dei piedi, ma la parte finale, l'entrata è quella che rovina forse un po' troppo. Ecco Sara Jodoin Di Maria pronta, cosa fa? Prova la rincorsa perché molti atleti prima di rifare il tuffo in avanti la riprovano esattamente nell'opposto per poi trovarsi esattamente nel punto di partenza. Triplo salto mortale mezzo avanti carpiato per Sara Jodoin, attualmente in quarta posizione. Coefficiente 3.0. Bene, buona la partenza, bene la carpiatura, è stata sicuramente più attenta delle sue avversarie. Andiamo a vedere bene la carpiatura, la stringe più che altro al secondo e alla terza rotazione. Nella parte finale anche qui manca la decisione, peccato perché come sempre questi 6,5-7 farebbero uscire dei 7,5-8 e anche il giudice avrebbe piacere, perché vedere un bel tuffo è un piacere sia per il pubblico che per noi che per la giuria. Sava comunque ottiene 60 punti, per 1 punto e 10 va davanti a Maya Biginelli, che così perde la testa della gara al termine della seconda rotazione. Noemi Batchi, verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo, coefficiente 3.2.
ed è un ottimo tuffo da parte di Noemi, soprattutto già dall'inizio, da come tiene la verticale. Avete visto con che controllo la tiene, bene l'affidamento, leggermente si perde le punte dei piedi durante la fase di affidamento, ma questo è un tuffo particolarmente difficile, è un tuffo dalle braccia e per una parabola difficile. Non viene premiato tantissimo, probabilmente a causa del fatto che abbia perso i piedi durante il tuffo. E infatti solo 62 punti e 40 per Noemi, che sale in terza posizione con 10 punti e 40 di ritardo da Jodin Di Maria, e Biginelli in seconda posizione, staccata di solo un punto e 10, quindi lotta a tre, lo avevamo annunciato, erano loro le tre atlete che si sarebbero andate a giocare il titolo italiano. Siamo al giro di boa, terza rotazione, si riparte da Viola Gonini con questo triplo salto mortale in mezzo avanti raggruppato, coefficiente 2.7. E un attimo, avete visto anche la visuale dell'atleta grazie al nostro operatore Francesco su in piattaforma. Sì, l'atleta nel momento in cui parte e quindi nel momento della rincorsa non vede dove andrà a tuffarsi, lo vede piano piano che arriva in punta, quindi ciò che si dice agli atleti più giovani è quelli di non preoccuparsi nel momento in cui si vede 10 metri di altezza, ma di continuare a guardare avanti e cercare comunque di spingere verso l'alto, perché il tuffo sì andrà in basso, ma prima bisognerà cercare sempre l'altezza massima. Arrivano dei 6 per Viola con un totale di 47 punti e 25. Irene Pesce, doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. Ed è stata molto brava, questo è un tuffo di preparazione per i 10 metri, è un'atleta molto giovane anche lei, vedete, riesce a partire molto bene, ma soprattutto nella parte finale, anche se manca ancora qualcosina, stende le gambe nell'ultimo momento e questo insomma è di buon auspicio per vederla successivamente dai 10 metri. 3-5 per un totale di 46-50 per Irene Pesce. Flavia Pallotta, che prima ci aveva stupito con quei 66 nel triplo e mezzo avanti cappiato, ora una verticale con doppio salto mortale avanti cappiato, coefficiente 2.4, la lotta che è in quarta posizione al momento. Molto bene, abbiamo visto salire di slancio, avere forse qualche incertezza all'inizio, ma poi tenere molto bene la verticale. È un tuffo relativamente semplice, non ha fatto la stessa entrata che abbiamo visto sul tuffo precedente, però un tuffo sicuramente buono. Ed eccolo qua, valutazione di 6,5, 46 punti 80 per Flavia Pallotta, che si conferma al vertice. Elettra Neroni, doppio salto mortale, mezzo rovesciato, raggruppato. Che errore, le sì. Gambe piegate nella fine. Qui diciamo è stata proprio già nella partenza l'errore, abbiamo visto che non finisce la spinta, piega le gambe e lascia andare il tuffo molto in avanti, poi nel momento di distensione pensa di avere poco spazio e molla totalmente il tuffo. E invece ce l'aveva forse? Ce n'aveva sicuramente tanto, ma so che non si è allenata moltissimo dalla piattaforma e insomma deve centellinare le forze perché domani abbiamo ancora un'altra giornata di gare. E allora andiamo a seguire ora la scozzese Gemma MacArthur, verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo. Molto bella la salita in verticale, ricordiamo che non viene valutata dalla giuria, ognuno può salire come vuole, l'importante è tenere la posizione ferma. In questo caso il tuffo è buono, ma non nella parte finale, il tuffo scoda molto, quindi va molto oltre la verticale. Infatti arrivano dei 5,5, 52 punti e 80 per un totale di 157 e 30. Virginia Tiberti, triplo salto mortale e mezzo avanti cappiato,
coefficiente 3.0. L'atleta del circolo canottiere Agnene attualmente in nona posizione. Anche lei prova la rincorsa e si posiziona. Ed è un buon tuffo, peccato nella parte finale, non trova quella tenuta che probabilmente avrebbe voluto. Bene la partenza, molto, guardate che carpiatura strettissima, qui vede l'acqua, è mancato veramente quell'attimo di tenuta per effettuare una buona entrata. Dei 6 bene, poteva sicuramente aspirare a qualcosina in più. C'è un 6 e mezzo ben augurante che però viene perso da regolamento, 54 punti per la scozzese che va al comando con un punto di vantaggio su Flavia Pallotta, 157.30. Maya Biginelli, doppio salto mortale e mezzo indietro cappiato, attualmente in seconda posizione. E aia, che tuffo Maya. Mamma mia. Spesso l'ha fatto così, ma fino all'ultimo non si può mai sapere. E qui è bello vedere, sono tuffi da commentare poco perché rasenta la perfezione. Complimenti, cioè Maya. Quando si dice non sollevare l'acqua, quello è il risultato. È arrivano i 9, gli 8 e mezzo, i 9. Così. È giusto così. Questo è uno splendido 73,95 per Maya Biginelli. .63,65 Jade Gillet, verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo avvitamento cappiato. Verticale che poi deve essere tenuta per almeno 3 secondi. Tuffo relativamente semplice, fino a qualche anno fa portava 3,1, poi è stato giudicato troppo semplice per il coefficiente che gli era stato dato e quindi è stato scalato a 2,7, quindi solitamente non si vede per la sua facilità, qualche atleta ancora lo segue in vista magari di un tuffo un pochino più difficile. Infatti nuova giunge la sufficienza, 41,85 per la francese e ora Sara Jodin Di Maria con il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. Vediamo se conferma la prima posizione, ma dopo il salto di Maya Biginelli sarebbe veramente un gran tuffo. Ed è un buon tuffo, ricordiamo che questo è un 3.2, quindi il parziale sarà sicuramente alto. Molto brava Sara perché ha inserito questo tuffo quest'anno, fino all'anno scorso eseguiva il doppio e mezzo, ritornato carpiato, quindi l'aumentare di coefficiente dà una base che poi insomma alla fine dà anche i suoi frutti, quindi sono solo 60 diciamo, però brava per come lo ha portato avanti. E resta indietro di 12 punti rispetto a Maya Biginelli e a chiudere la terza rotazione Noemi Batki con il doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento cappiato da parte della portacolori dell'esercito, attualmente in terza posizione. Peccato, è rimasta scarsa, era un tuffo che doveva fare sicuramente un po' meglio. Noemi fino a qualche anno fa eseguiva l'avvitamento indietro da 3.2 di coefficiente e da qualche anno ha scalato diciamo su quest'altra tipologia. Peccato perché poteva fare un parziale maggiore. E arrivano 47.85 e la confermano in terza posizione, quindi terza rotazione che si completa con Maya Biginelli al comando, Sara Jodin Di Maria in seconda posizione, Noemi Batki in terza posizione. 12 punti separano Jodin Di Maria dalla prima posizione occupata da Maya Biginelli. Quarta rotazione che comincia con Viola Gonini con questo doppio salto mortale e mezzo ritornato cappiato.
Delle piccole incertezze nella parte finale, vediamo comunque soddisfazione anche da parte dell'allenatore Christopher Sacchin. Peccato. Un po' tanto abbondante. Eh sì, sì, diciamo che anche lei è molto giovane, ha iniziato con dei tuffi molto semplici, ma adesso arrivano i tuffi un pochino più tosti, anche per lei. 40 punti e 60 per Viola Gonini. Irene Pesce della MR Sport Fratelli Marconi, triplo salto mortale in mezzo avanti cappiato, coefficiente 3.0. Atleta attualmente in settima posizione. Anche lei prova la rincorsa e come potete vedere molti atleti possono usare anche l'asciugamano per avere un attrito migliore di spinta. Ed è un ottimo tuffo, brava Irene, anche lei molto giovane, da poco ha inserito questo tuffo nella sua serie gare, lo segue sicuramente molto bene, molto brava nella parte finale a trovare la verticale, un po' troppi spruzzi però sicuramente può ritenersi soddisfatta. Arrivano 60 punti, anche un 7, 2 sono stati cancellati dal regolamento. Irene Pesce a 181,95. Flavia Pallotta eseguirà un triplo salto mortale in mezzo ritornato raggruppato, attualmente in quinta posizione Flavia. Peccato, era un tuffo sicuramente difficile per Flavia, l'ha inserito anche lei da pochissimo nella sua serie gare, ha sempre eseguito il doppio e mezzo di tornato, però molto brava ad aumentare il coefficiente, ricordiamo è alla base di quella che è la concezione dell'allenamento, aumentare la base per poi migliorare il parziale, è mancato ancora un pochino nella fase iniziale. Infatti avevano solo 30 punti e 40. Ora è il momento di Elettra Neroni con il doppio salto mortale mezzo indietro cappiato. Attualmente in nona posizione. Abbastanza bene, alza tantissimi schizzi all'entrata, però la cosa migliore che ha fatto è stata proprio quella di riprendersi dall'errore del tuffo precedente. Avevo paura appunto che non riuscisse a trovare la concentrazione, invece sì, magari l'errore c'è stato, ma non è stato un errore come quello che abbiamo visto prima. Sfioba la sufficienza con 5,5 per 3, 47 punti e 85. Il momento è in quinta posizione, la scozzese Gemma MacArthur. Doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con un coefficiente di 2.9 per l'atleta scozzese, molto abbondante nella conclusione. Sì, ricordiamo che gli atleti durante la fase aerea dovrebbero sapere dove sono, cioè in ogni momento della rotazione loro con gli occhi, con lo sguardo cercano dei punti di riferimento che solitamente sono nella piattaforma dei 5 metri che è sotto di loro, quindi a ogni passaggio sanno dov'è il loro corpo e che rotazione hanno. Molto spesso non vedono bene o comunque non sono abituati e quindi poi anche l'apertura va di conseguenza. E infatti MacArthur prende solamente 33 punti e 35. Virginia Tiberti, triplo salto mortale e mezzo, ritornato, raggruppato anche per lei. 3.2 per portacolori del circolo canottieri Aniene. Ed è bravissima Virginia, era questo il tuffo chiave della sua gara. Lei ha puntato sul triplo e mezzo avanti e triplo e mezzo tornato, questo l'avevo già visto qualche giorno fa, speravo lo facesse così e forse l'ha fatto anche un pochino meglio. Brava Virginia. 6,5 per un 62,40. Porta il totale a 182,30. Virginia in quarta posizione. L'attuale leader della classifica, Maya Biginelli, doppio salto mortale e mezzo arrovesciato raggruppato per cercare di mantenere e rinsaldare la sua
prima posizione. Buono il tuffo, ma non ai livelli del 9 del tuffo del giro precedente. Leggermente alta in partenza con la testa, bene l'apertura, tira un pochino troppo. Peccato, perché poteva eseguirlo sicuramente meglio. E allora aspettiamo il risultato per Maya Biginelli in questo penultimo tuffo della sua serie. Sì, probabilmente avrà comunque dei 6, però spesso l'abbiamo vista anche prendergli dei 8 e mezzo. Sono 6 e mezzo come voti validi, 51-80, resta comunque saldamente al comando per adesso, ma attenzione perché le avversarie erano e sono molto vicine, non la francese Gillet. Doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento cappiato. Lei è in sesta posizione. Come, non so se avete potuto notare, questo tipo di tuffo, il doppio mezzo alto con un avvitamento dai 10 metri, si esegue spesso in questa maniera, cioè prima si esegue l'avvitamento e poi la rotazione carpiata, mentre dal trampolino spesso si esegue prima la rotazione carpiata e poi l'avvitamento. Questo non inficia ovviamente nel giudizio, ma è un modo differente di eseguire lo stesso tuffo. 3-6 per 52 punti e 20, Gillet in seconda posizione, e adesso Sara Jodin Di Maria con il suo doppio salto mortale e mezzo indietro cappiato, 2.9 coefficiente di difficoltà, e che sta in seconda posizione. Perfetto, ma sicuramente meglio di quello eseguito in eliminatoria. Vedevo questa mattina appunto 45 punti su questo tuffo, 39, qui leggermente indietro come parabola, ma molto più attento nella parte finale, quindi riesce a trovare una verticale leggermente abbondante, ma sicuramente la fa mantenere la posizione. 53 punti e 65 per Sara Jodin Di Maria, che le valgono la seconda posizione, staccata di 10 punti e 20 da Maya Biginelli. E adesso a chiudere la quarta rotazione Noemi Batki con il triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato. Noemi attualmente sul terzo gradino del podio. Ed è un buon tuffo, sicuramente uno dei tuffi migliori visti fino adesso di Noemi, peccato perché rimane leggermente scarsa. Lei su questo tuffo spesso ci ha deliziato anche di 80 punti come parziale, qui peccato, rimane leggermente scarsa, però sicuramente sono i primi tuffi che avrebbe dovuto fare un po' meglio per stare vicino alle altre. Tanti 7, anche dei 6 e mezzo, totale 64, conferma la terza posizione Noemi Batik, mentre Sara Jodin Di Maria si conferma anche dopo la quarta rotazione in seconda posizione. Domina sempre Maya Biginelli con 10 punti e 20 di vantaggio, ma in classifica che ha cominciato a prendere una sua bella configurazione. Vediamo cosa cambia in quest'ultima serie di tuffi, la quinta. Si apre sempre con Viola Gonini con il salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, coefficiente 2.5. L'hai seguito abbastanza bene, lei ha nelle sue gambe il tuffo dai 10 metri, è ancora giovanissima, molto bene, vedete quanto spazio, peccato solo nella parte finale non trova l'entrata perfetta, però la vedremo a breve dai 10 metri. 42 punti e 50, chiude con un totale di 196 punti. Irene Pesce è verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo. Coefficiente 3.2, torniamo sulla piattaforma da 10 metri. E di fatto ci resteremo poi
fino alla conclusione della rotazione. Ed è buonissimo il tuffo di Irene Pesce, che è anche lei giovanissima, l'ha preparato da veramente da qualche mese questo tuffo, lo porta molto bene in verticale, leggermente scodato nella parte finale, però sono tuffi diciamo ad altissimo coefficiente e per ora va bene così. Va bene, 52 punti e 80 per chiudere con 234 e 75. E Flavia Pallotta, tuffo rovesciato carpiato. Sì, è il tuffo che abbiamo visto inizialmente eseguire da qualche atleta. Lei preferisce eseguirlo alla fine proprio perché sa che è un tuffo che diciamo non fa parte della sua serie, nel senso che lei potrebbe eseguire il doppio e mezzo. In questo momento si sente forse più sicura sul capofitto, che è un tuffo ovviamente più semplice, ma non per questo magari non la vedremo tra poco rieseguire il tuffo più difficile. 32 e 30 per Flavia Pallotta. Eletta Nerone con il doppio salto mortale e mezzo indietro, con un avvitamento e mezzo carpiato, coefficiente 3.2. Vuole risalire dalla nona posizione. Resta un po' corta. Si vede che ha pochi tuffi dai 10 metri e da 10 metri l'impatto è molto forte, bisogna allenare le parti finali perché poi alla fine, come abbiamo detto, è un atleta molto potente e deve saper sfruttare non solo la spinta ma anche quel poco spazio che le rimane in apertura del tuffo. E infatti nulla da fare per lei, arrivano solo 43 punti e 20, chiude con 210 e 85. E ora il turno della scozzese Gemma MacArthur, triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per lei. Peccato per la parte finale, abbiamo visto la posizione iniziale molto bella, era molto verticale, allineata con tutte le parti del corpo, bellissima anche la raggruppatura dal punto di vista estetico, punte di rade, gambe unite. E era molto lontana come parabola, la rotazione non le ha permesso di entrare in verticale. 4-4-4, 38 punti e 40, chiude con 229,05. Virginia Tiberti, di Circolo Canottieri Agnene, doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato. Anche per lei coefficiente 3.2. È peccato perché aveva fatto tutto bene, non so se non ha preso le mani, a volte capita che l'atleta nella parte finale le mani gli sfuggono e magari è quello che è successo a lei perché aveva fatto comunque un'ottima partenza, forse era il tuffo più semplice della sua serie dei tre ad alto coefficiente, però comunque una buona condotta di gara. 51 punti e 20, chiude con 233, attualmente in quarta posizione, ma stanno per scendere tutte le migliori e quindi la classifica è destinata a modificarsi. La leader sta per tuffarsi nell'oro tricolore, doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato, Maya Biginelli. E Maya conferma la sua qualità di piattaformista, lo ha dimostrato a Coppa Parigi, lo sta dimostrando ancora oggi, deve ancora anche lei sicuramente migliorare qualcosina soprattutto nelle parti finali, però 304 punti, soprattutto anche dei bellissimi tuffi che rasentano la perfezione, ottimo stato di forma da parte di Maya Biginelli. 59 e 20, resteranno quei 9 nel suo terzo salto, quel doppio e mezzo indietro carpiato che le valso veramente l'applauso di tutta la piscina monumentale di Torino. Ragazzi, che bel tuffo, sembrava un tuffo diciamo degli anni 90 perché no, perché la francese sì, Jean Gillet, perché era bello spinto, raggruppato, oggi non si vedono più queste raggruppature così corrette, l'apertura da manuale e bisogna dire io avrei dato anche un 9 qua.
Invece i 12 sono un po' più severi, tutti 8, un 8 e mezzo, totale 64 e 80, chiude con 256 e 55. E ora andiamo a giocarci il podio con Sara Jodin Di Maria, verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo, coefficiente 3.2. Era seconda dopo la quarta rotazione di tuffi, l'atleta della Marina Militare. Ed è un ottimo tuffo Sara, devo dire che su questo tuffo è in una zona comfort, lei riesce a trovare la parabola giusta con la velocità di avvitamento corretto. È un'ottima entrata in acqua, è una delle migliori a eseguire questo tuffo e anche più a dimostrato. 302,45 risultato finale grazie a questi 67 punti e 20, quindi solo 2 punti e 20 di ritardo da Maya Piginelli. Noemi Batki all'ultimo salto di giornata a chiudere questa seconda giornata di gare con questo doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato 2.8. Batki che ha 222 punti, quindi non può più aspirare se non a mantenere il terzo posto se non commette clamorosi errori. È stato un ottimo tuffo, era il coefficiente più basso per la sua serie, quindi doveva veramente rasentare la perfezione. Ha provato qui, si tira leggermente troppo, però è un buon tuffo. Diciamo che Noemi ha fatto sia questa mattina che ha aggiunto due gare 280-290 punti, quindi si è sicuramente messa a livello delle altre che ovviamente in questo momento stanno sicuramente un po' più in alto. E chiude con questi 58 punti 80 che la portano a un totale di 281,05 ed eccola qui la classifica finale. Maya Piginelli, portacolore del gruppo sportivo Fiamme Oro, conquista il titolo con 304 punti e 65. Sara Jodin Di Maria della Marina Militare MR Sports 302,45, perciò solo 2 punti e 20 di distacco. Terza posizione per l'infinita Noemi Batki del Centro Sportivo dell'Esercito Unione Sportiva Triestina 281 punti, poi la francese Cile, Irene Pesci, Virginia Tiberti e via via tutte le altre. Che dire, una gara che ha confermato quelle che erano le attese della vigilia. Avevamo detto Piginelli, Jodin e Batki si sarebbero in campo italiano la composizione del podio, con la terza posizione con 281 punti dell'atleta del Centro Sportivo dell'Esercito Noemi Batki, eccola qua, che va a prendersi la terzo gradino del podio e si mette la medaglia al collo. E a proposito di pandemia, permettimi di sperare, lanciare un grido di speranza che si possa tornare quanto prima a un cerimoniale tradizionale, perché sono anni che ormai vediamo gli atleti prendersi la medaglia, non potersi toccare o avvicinare più di troppo, le mascherine, tutto quanto di butto ci ha portato questa maledetta pandemia. Sì. Sara Jodin Di Maria, Marina Militare, con 302 punti e 45, medaglia d'argento. Medaglia d'oro per Maya Piginelli del gruppo sportivo Fiamme Oro, 304 punti, 65. Ed eccolo qua, il podio tricolore della piattaforma femminile. Ed è l'unico podio che è rimasto tale. Sì, che non si è modificato per la presenza di atleti stranieri. Sul podio anche il presidente della FIN Piemonte,